Il quarto modulo scenderà ancora più nel dettaglio e andremo a discutere della personalizzazione reale della terapia. Qui avremo poi un momento di discussione col professore per cercare di puntualizzare alcuni concetti. Allora, come abbiamo detto in precedenza, la variabilità dei risultati della farmacocinetica è molto ampia, soprattutto se mettiamo a confronto pazienti diversi, cioè l'interpatient variability è enorme. La variabilità all'interno dello stesso paziente, quella appunto che viene chiamata l'intrapatient variability o interoccasion variability, fortunatamente è molto più piccola. Quindi la necessità di personalizzare la terapia sui parametri del paziente è stata un'esigenza ben conosciuta, ben realizzata fin dall'inizio dello studio dei fattori della coagulazione, la farmacocinetica dei fattori della coagulazione. Anche l'FDA dà delle norme per l'industria che ovviamente si vogliono impegnare nella farmacocinetica di popolazione dei loro prodotti. Perché appunto ricorrere a metodi di analisi della popolazione? Prima di tutto, come dicevo, per personalizzare la terapia. Questo è molto utile nei farmaci che hanno una finestra terapeutica molto stretta. In realtà questo non è proprio il caso della terapia sostitutiva dell'emofilia, perché è vero sì che noi abbiamo un livello minimo emostatico da rispettare che può essere variabile a secondo le varie condizioni cliniche del paziente. Il limite superiore della finestra terapeutica invece è abbastanza alto, è abbastanza variabile, difficilmente viene superato e il rischio in quel caso può essere solo di un evento trombotico, tromboembolico, cosa che raramente è successo nell'uso della terapia sostitutiva. Uno dei grossi vantaggi della population PK è che invece di dover usare una serie di prelievi molto ben definiti e ravvicinati nello stesso paziente in un limite di tempo di 3-4 giorni, si possono anche usare punti separati, anche farmacocinetiche non condotte tutte con lo stesso disegno, e questo può portare anche a un risparmio dell'uso del concentrato, non solo per la farmacocinetica, ma anche poi per la terapia sostitutiva. Ovviamente abbiamo anche delle motivazioni cliniche per individualizzare, personalizzare la terapia sostitutiva, evitare dei sanguinamenti improvvisi durante la profilassi, aumentare l'aderenza dei pazienti alla profilassi e spiegare anche il trattamento di pazienti che richiedano trattamenti anche molto maggiori della norma. Questo deve essere anche spiegato alle autorità, ai payers, quando si usano concentrati estremamente costosi come i fattori della coagulazione. Ci sono due metodi per approcciare la farmacocinetica di popolazione. Uno dei metodi più vecchi, diciamo originale, come ho detto, si possono utilizzare anche farmacocinetiche non complete con pochi punti, e in un primo momento si raccolgono i dati di cinetiche singole, è il primo step. Dopodiché i parametri di ciascun individuo vengono analizzati in maniera statistica e si può anche descrivere la distribuzione random dei risultati che riproduce la variabilità fra i soggetti. Questo è un metodo ormai in parte superato, cioè di raccogliere singole farmacocinetiche, fare i valori medi, analizzare i dati statisticamente e definire quelli che sono i parametri medi della popolazione studiata. Molto più attuale invece è il metodo che utilizza
analizza contemporaneamente tutti i dati dei singoli pazienti in un unico modello, sia con il software NOMM oppure con l'NLME, che praticamente si equivalgono perché si basano sullo stesso principio dell'analisi cinetica dei non lineare. Questo è appunto, rappresenta la single dose oppure tutte le dosi analizzate contemporaneamente. La population pharmacokinetics ci permette anche di studiare qual è l'effetto di alcune covariate sulla farmacocinetica stessa. Ovviamente le covariate sono altre caratteristiche della popolazione in studio, come l'età, il peso, il tipo di concentrato usato, la concentrazione di alcune sostanze nel concentrato, eccetera. E si può, aggiungendo di volta in volta le varie covariate all'analisi non farmacocinetica di popolazione, si può vedere qual è il peso di queste covariate sugli outcome della population PK, i quali sono appunto i seguenti. Noi, analizzando in un unico momento tutti i dati della popolazione, possiamo avere questi tre parametri, che sono i fixed effects, che descrivono i parametri del modello, per esempio la clearance e le relazioni con le covariate, vedere come cambiano gli effetti fissi, oppure anche quelli che sono gli effetti random della nostra popolazione, che servono per descrivere la variabilità fra i soggetti. Quello che invece non viene spiegato dal modello è la variabilità residua, che è quello appunto che ci sfugge, perché i nostri modelli, ovviamente, come dicevo all'inizio, sono utili, però non riproducono perfettamente la biologia dei fattori che noi somministriamo. Ma è importante vedere anche come varia la variabilità residua, cioè l'errore, rispetto all'aggiunta di diverse covariate. Praticamente abbiamo vantaggi e svantaggi in tutti e due gli approcci. I vantaggi della farmacocinetica di popolazione, che fornisce informazioni sui modelli, su quale modello è più appropriato per analizzare le nostre curve. Ci permette di fare sia un'analisi lineare che non lineare. È non solo descrittiva dei fenomeni, ma si presta anche a fare una predizione utilizzando, per esempio, la variabile teta per stabilire il dosaggio migliore per un certo paziente. E come dicevo, i dati di studi diversi o dati incompleti possono essere dispersi, data possono essere riuniti insieme in un'unica analisi, cosa abbastanza utile per pazienti che non devono sottomettersi a tanti prelievi nello stesso periodo. Gli svantaggi: che il software è abbastanza complicato, non è facilmente usabile da tutti, il NOMM è compilato in Fortran, i calcoli matematici sono complessi, bisogna avere una certa esperienza nell'interpretazione dei dati, però forse non so se è un vantaggio o uno svantaggio, è un metodo più creativo, perché si presta a interpretare i modelli. Dai dati della cinetica di popolazione si può passare alla previsione bayesiana della dose. Cosa l'inferenza bayesiana? A differenza dell'inferenza statistica, valuta la probabilità di un evento, non tanto la sua significatività statistica. In pratica, i dati della popolazione costituiscono i dati a priori, cioè quello che è noto di quell'evento. Il dato del paziente invece viene confrontato con la probabilità a priori e genera quella che si chiama la probabilità a posteriori. Ovviamente è una approssimazione, non è una valutazione esatta,
ma è solo una valutazione di probabilità, cioè quanto il dato di un paziente è probabile che sia all'interno del range dei dati della popolazione. Noi avevamo usato questo metodo fino nel 1985-87, in cui appunto analizzando la clearance della nostra popolazione avevamo la distribuzione a campana, e se un dato individuale si collocava, che so, all'estrema sinistra, facendo il compromesso bayesiano, il valore giusto della clearance del paziente veniva spostato verso la media della popolazione. Questo è stato ripreso recentemente anche da altri ricercatori, e la population PK viene usata correntemente da vari gruppi di lavoro. Non è ancora ben definito quanto i dati della population PK siano equivalenti ai dati della single dose, ovviamente non possono essere la stessa cosa, però le previsioni sembra che siano abbastanza simili con entrambi i metodi. Nel calcolo della loss e dose che lei ci ha mostrato, compare la concentrazione allo stato stazionario. Posso quindi pensare che quel calcolo lì è utilizzabile solo per i metodi compartimentali? Sì, soprattutto è utilizzabile solo per i trattamenti ripetuti, non è utilizzabile per la single dose, cioè se io volessi fare la predizione della dose da un'analisi compartimentale o uno a due compartimenti, quello che è più migliore, statisticamente migliore, non posso usare quella formula lì, devo usare un'altra formula che non tiene conto della concentrazione allo steady state, ma tiene conto del picco, insomma, che voglio raggiungere. Quando quindi utilizzerebbe quella dose? Quel modo di calcolare la dose? Allora, nella pratica clinica quella formula è molto utile nelle dosi ripetute, per esempio per il trattamento post-chirurgico, soprattutto se si effettua l'infusione continua. Quella formula in cui c'è fra i fattori che si moltiplicano il tau, l'intervallo, quando il tau diventa zero, come nell'infusione continua, la dose da usare è nettamente minore che quando si fa la somministrazione a boli. Per la profilassi anche si può usare quella dose lì, però in genere la profilassi viene dosata più sul TRAF che non sulla concentrazione allo steady state. Dipende da quello che uno vuole ottenere. Oltre ai tutorial video, nel sito aiceonline.org troverete anche la possibilità di scaricare le principali linee guida sull'argomento, conoscere quali sono i gruppi di studio farmacocinetici attualmente disponibili in Italia e anche all'estero, e potete anche scaricare i moduli per richiedere al professor Morfini l'analisi della vostra personale farmacocinetica.